Grande Fratello 15, atti di bullismo nella casa? Dopo la seconda puntata del reality, gli equilibri nella casa sembrano essersi mutati. Lo scorso lunedì su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del reality show più longevo e più amato d'Italia, Il Grande Fratello. Per la quarta volta alla conduzione c'è Cancelletto Barbara D'Urso che, nonostante i mille impegni con Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha deciso di ritornare nel programma che l'ha resa famosa nelle vesti di presentatrice televisiva. Molti infatti ignorano che la Carmelita Nazionale sia stata dapprima un'attrice in molte fiction amate come La Dottoressa Joe Orgoglio. Per questa quindicesima edizione del reality la D'Urso è affiancata da due opinionisti di eccellenza, Cancelletto Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Entrambi sono reduci dall'ultima edizione del Grande Fratello VIP condotta da Ilary Blasi e vinta da Daniele Bossari. Nella seconda puntata del Grande Fratello è entrata una nuova concorrente. Si tratta dell'attrice spagnola Aida Nizar, nota per aver partecipato a due edizioni del Grande Fratello in Spagna con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Marco Ferri. Ha deciso di partecipare allo stesso in reality nella versione italiana per mettersi in gioco e per fare conoscere a tutti il suo reale carattere. Barbara D'Urso l'ha definita come personaggio vulcanico e sempre sulla cresta dell'ombra dell'esuberanza. Nelle ultime ore però nella casa più sembrerebbero essersi delineati dei veri e propri ostacoli per la nuova concorrente. Infatti sul web non si parla di altro ed impazzano dei video in cui viene ripresa la donna impaurita dalle urla del ragazzo di colore beige e bloccata dinanzi al frigo da Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Morricca. Al momento non possiamo confermare se dietro tali gesti ci sia della goliardia oppure dei veri atti infamatori. Sicuramente nella terza puntata che andrà in onda lunedì 30 aprile su Canale 5 la conduttrice, insieme agli opinionisti, approfondirà questo discorso evitando che nel suo programma ci siano degli atti di bullismo. Una nomination non dichiarata. Nella scorsa puntata del Grande Fratello sono stati nominati quattro concorrenti a rischio eliminazione, Filippo, Lucia, Alberto e Patrizia. Quest'ultima è stata la più colpita da tale votazione soprattutto perché non riesce a comprendere chi possa essere stato a nominarla. Attraverso delle confidenze con gli altri inquilini in casa la bionda Mariana ha confermato di aver votato Patrizia nonostante un iniziale rapporto di amicizia.